Hola amici, allora, se come siete in tanti a dire di sì, che siete curiosi, che volete vedere cosa c'è dentro questo pacco, allora ho deciso di aprirlo oggi. E vi racconto che questo acquisto non so se è stato uno dei migliori acquisti che ho fatto nella mia vita, perché appena l'ho visto mi è piaciuto, però gli ho detto alla ragazza se mi poteva mandare le misure e mi ha detto: "Non posso perché il capotto è..." Vabbè, già vi ho detto che era un capotto. E mi ha detto che era impacchettato. Io le ho detto: "Va bene, e dimmi almeno quanto sei alta." E questa ragazza è 16 centimetri più alta di me. Quindi non so se veramente mi starà. Spero che almeno non abbia nessun segno di usura, perché era veramente bellissimo e mi serviva anche un capotto marrone. E niente, io l'unica cosa che mi auguro e chiedo all'universo è che questo capotto, prima di tutto, non abbia un cattivo odore e secondo che almeno se non mi sta sia in perfette condizioni. Ragazzi, apriamo perché io non ce la sto facendo più, io voglio vedere proprio cosa c'è qua dentro, però è un po' difficile. Credo che dovrei andare a prendere una forbice. Sì, vado a prendere una forbice. Ho trovato le forbici, adesso la cosa più complicata sarebbe non rovinare il capotto, perché anche in queste cose a volte credo, non lo so. Oddio, ragazzi, io non voglio guardare, voglio farvi guardare a voi. Oh. Allora, pensavo che aveva un profumo brutto, però ha più o meno invece un profumo di nonna. Guardate la qualità. Oddio, sono felicissimo. Secondo me è gigantesco. Allora, il capotto è magnifico, ha questi 5 bottoncini, questo è stato sostituito, questo bottone. Ma non importa, qua logicamente andava un berretto, un capello, non so come si può dire. Però ho notato subito una modifica. Praticamente le tasche non sono le tasche originali. Faccio un'ipotesi, secondo me il capotto era così lungo, lo hanno deciso di tagliare e hanno utilizzato il resto del capotto per creare queste tasche, perché sono realizzate con lo stesso tessuto. Ma le tasche erano queste che sono state chiuse e poi hanno inserito queste, ma anche il tessuto della fodera, la parte interna della, non so come si chiama, è lo stesso. Ragazzi, è bellissimo. L'unica cosa in cui ho sbagliato è che è grandissimo, ha delle spalline, è super caldo e credo che sarà alla venta. Sì, lo metterò in vendita nel mio Vinted, perché sembro una pazza, quindi. Allora, come colore è fantastico. Marrone, sobrio, come taglio è meraviglioso. L'unico peccato è che io sono piccola e logicamente non mi sta. Le spalline mi piacciono tanto, però sono molto larghe per me. Quindi, ragazzi, non c'è un'altra alternativa che metterlo in vendita. Io sono da indossare tipo oversize, però questo è veramente troppo. E niente, lo vedrete in questi giorni nel mio Vinted, così se volete approfittare e averlo voi, dovete andare sul mio Vinted e basta. Ciao! Senza dubbio, questo è l'acquisto più triste che ho fatto nella mia vita. Più triste perché non mi sta e lo volevo veramente capotto marrone. 80% alpaca e 20% lana, perché non lo so se voi siete consapevoli di cos'è l'alpaca. Dio. Io solo spero che la persona che veramente apre il suo cuore ad acquistare questo capotto ci tenga tantissimo, che non lo lasci buttato o ammuffire, perché c'è un tesoro in questo capotto. Al prossimo acquisto.